Buongiorno a tutti, mi dispiace per questo ulteriore clamore. Io sono sereno perché già venerdì sera a Piazza Gairoli sono stato avvicinato da un noto personaggio della politica siciliana e anche, ritengo, della massoneria, nonché un parente molto stretto di magistrati, il quale mi ha fatto i complimenti della campagna elettorale e mi ha anche detto: lo sai che tu è inutile quello che ha fatto. Questo stesso personaggio il lunedì ha telefonato a un nostro amico, nonché suo collaboratore, e gli ha detto che era inutile l'elezione di Cadeno perché sarebbe stato arrestato e sarebbe subentrato il primo dei non eletti, Danilo Lo Giudice. Ora capirete pure perché forse ho insistito molto affinché venisse eletto Danilo Lo Giudice, perché sapevo di scontrarmi definitivamente con i poteri forti di Messina. Non è il solo. Quando io in campagna elettorale ho detto, abbiamo detto di no a tanti portatori di voti, l'ho detto ben sapendo che i voti me li voglio meritare uno per uno, a testa alta. Poi non faccio il giudice, non faccio l'avvocato, auguro le migliori fortune a chi ha problemi giudiziari. Ma De Luca si era proposto anche a voi? Era uno di quelli che si era proposto, a cui abbiamo detto no grazie. Non ne so assolutamente nulla, ho visto le agenzie, fiducia nella magistratura, come si deve dire sempre in questi casi, almeno tutto questo non è arrivato alcuni giorni prima delle elezioni, ma alcuni giorni dopo. E, come dire, fa parte degli incerti del mestiere da un lato, e speriamo che la magistratura faccia presto e bene il suo mestiere, faccia luce, faccia chiarezza. Sì, siamo sconvolti, ma ce l'aspettavamo, fa parte dell'elenco degli impresentabili che avevamo fatto, e questo fa sì che il centrodestra di Musumeci governerà male o non potrà governare, perché ha nascosto gli impresentabili nelle ammucchiate di partito, la stessa cosa che avverrà con il Rosatellum, che avrà le ammucchiate, con dentro gli impresentabili. Per questo che diciamo ai cittadini: non votate chi si ammucchia, come farà il centrosinistra e il centrodestra, perché vi sta fregando. Ringraziamo il nostro Presidente, che da sempre, dal primo momento, ha condiviso con noi l'idea che voi siete la forza migliore del Paese, da voi riuscirà una comunità più forte e più bella di prima. Quindi ringraziamo il Presidente, io inviterei l'alunno che vuole leggere due parole e poi lascerei tutto. Abbiamo preparato tra l'altro una maggio, un ricordo anche di Santa Rita. Buongiorno. Anzitutto, ragazzi, grazie per il benvenuto, grazie per la vostra accoglienza. Questa scuola è il segno che si ricomincia nella normalità, sempre di più. È stato un anno difficile, però avere continuato la scuola, le lezioni, l'insegnamento è stato fondamentale. Voi siete l'avanguardia della ricostruzione della normalità di Cascia. E questo è un compito importante. È importante studiare, è importante avere queste aule accoglienti.
ma è importante dare questo segnale a tutta Cascia che voi state dando. La normalità è possibile, si ritroverà come prima. Emanuele Cascia riprende la sua vita normale, come è sempre stata amata a tutta Italia. Auguri ragazzi.